Buongiorno, cercatori d'oro! Benvenuti al mio canale, se siete nuovi e bentornati invece, se siete siete nemici da tempo. Sono in compagnia di due miei nuovi amici che oggi vivranno con me questa fantastica avventura alla ricerca delle pagliuzze d'oro in Italia. E sto parlando del mio nuovo amico Marco, ciao! Overvolt su YouTube, e del mio amico Alessandro Morolla, Buongiorno. alias Alessandro Morolla su YouTube. Loro, soprattutto, trattano di argomenti un po' distanti a ricerca dell'oro, ma a mio parere molto molto affini. Trattano sostanzialmente di tecnologia, ad esempio di stampanti 3D, di droni, tecnologie che avete già sentito comunque nominare su questo canale. Tramite l'utilizzo di un drone è possibile andare a osservare il fiume, anche proprio dopo le piene, alla ricerca di eventuali punti di arricchimento dell'oro. Inoltre i droni sono mezzi sempre più alla portata di tutti, anche economici sotto alcuni profili rispetto ad anni fa, quindi il mio consiglio è già appunto in altri video vi ho fatto vedere che questo strumento ha grandi potenzialità, quindi nell'arco della giornata andrò a insegnargli le principali basi per cercare loro col piatto la canaletta e nel caso in cui foste interessati mi raccomando di seguire questo video fino alla fine così che possiate anche voi diventare dei nuovi cercatori d'oro. Abbiamo disgaggiato i sassi, dopodiché stiamo raccogliendo il sedimento ghiaioso per mezzo del setaccio, sia di Marco quello in 3D e in questo caso il mio che sicuramente ricorderete ricato da un ventilatore, andiamo a setacciare il sedimento dentro il cabasso. Ovviamente nell'ottica poi di lavare al piatto in canaletta. Andrò a farvi vedere come funziona questo tappettino 3D stampato da sottoscritto il design l'ho concepito diversi anni fa, dovete sapere, e già l'avevo stampato per la dimensione della canaletta standard, della scocca, del mio amico Gold Digger. Qua sotto invece io ho messo un tappetino della macchina come comprova di quanto oro va a perdere il tappettino iniziale. La maggior parte dell'oro dovrebbe fermarsi circa comunque qua. Tutto un test, una prova. Inizio a scavare anch'io aiuto così facciamo prima e vediamo anche i primi risultati. Tappetino stampato 3D devo dire che funziona veramente molto molto bene. Io vi faccio vedere, con un paio di riprese più approfondite la maggior parte di loro si è fermato all'inizio. Veramente ottimo, ragazzi! Sicuramente c'è da dire che anche il sedimento è aurifero, però non era detto che avrebbe trattenuto le paiuzze e sta trattenendo veramente in maniera egregia. Poi vabbè, vedere Ale e Marco alle prese con la canaletta e i tappettini 3D è qualcosa di eccezionale. Abbiamo lavato i sedimenti intrappolati nella canaletta. Primo giro, primo cabasso. Vi faccio vedere un attimo i risultati perché sono molto, molto, molto promettenti. Tappettino della macchina posto a cattura di quello che il tappettino perdeva. Questo è il risultato. Un paio di pagliuzze e una più grossa. Questa sarebbe stato un peccato perderla. Probabilmente molto, molto piatta. Ragazzi, questo è il risultato del tappettino 3D. Veramente, molto promettente. Una volta pulito, l'usura si fa sentire, ma neanche tanto. Bisogna poi convertire in altri materiali veramente innovativo. Andiamo a fare il secondo cabasso e poi, successivamente il terzo. Continuiamo a lavare con la canalina, ma con altri tappetini. Dreamette e Gold Hog. Il risultato del secondo cabasso è molto molto bello. Allora ragazzi, terzo cabasso, tappetino Gold Hog, però devo dire che facendo il confronto con il Dream Dreammat e col tappetino 3D, mm, non so, a me pare che gli altri vincano a gamba tesa, eh, per cui loro c'è un po' più in basso, vi faccio vedere subito. Stiamo ancora lavando l'ultimo cabasso di sedimento, siamo arrivati a 4 cabassi, circa 80 litri. Eh, non è molto, però dovete ragionare che anche tra fare le riprese, dronare tutto, e anche due chiacchiere, si passa la giornata e rimane soprattutto una grande soddisfazione e un ricordo. Abbiamo iniziato a coltivare questa punta stamattina, avevo già fatto dei assaggi e man mano abbiamo scavato fino a circa dove c'è il setaccio e il cabasso, Man mano abbiamo ripristinato e dobbiamo poi ancora andare a livellare i sedimenti cercando di riprodurre una trappola naturale, cioè l'alveo del torrente. In ogni caso, ringraziamo anche Alessandro, che è presissimo dalla febbre dell'oro. Grazie a te per la giornata, si sono preso benissimo. E andiamo anche avanti a cercare l'ultima pagliuzzi. Faccio vedere i risultati man mano che procediamo verso la fine di questo video. Mi raccomando di vederlo fino alla fine e nel caso in cui fosse piaciuto di mettere mi piace è sempre una grande soddisfazione grazie a te Matteo è stato bellissimo, un'esperienza e trovare l'oro non ha prezzo e infatti è proprio la soddisfazione e soprattutto l'avventura di vivere giornate simili a questa e sperando in futuro di portare questi fantastici ragazzi anche in altre avventure insieme probabilmente per minerali ma non vi faccio altri spoiler ne vedrete delle belle alla fine la ricerca dell'oro è anche questo, proprio andare al fiume con curiosi, con persone incursite di questa passione, di questo hobby, introdurle quindi alle varie tecniche e il bello è che tutti possono trovare qualche paiuzza d'oro da aggiungere la propria collezione. Adesso vediamo Marco all'opera con l'ultimo secchiello della giornata. Speriamo che vi sia dell'oro all'interno. Lo ringraziamo. Ce n'è, ce n'è, me la sento! E lo salutiamo Ciao. per la fantastica giornata. Grazie a te di averci fatto conoscere questa magia di tirar fuori l'oro dal da nulla praticamente. Dal fiume? <ride> dal fiume. <ride>